Pace e bene a nome di tutte le mie consorelle di questa fraternità. Vorrei invitarvi a partecipare e celebrare con noi la solennità di Nostra Madre Santa Chiara. Sono giorni di grazia in che Dio ha voluto in questa terra far scendere su di voi una parte importante del suo cuore e il suo volto, che è l'amore per ognuno dei suoi figli. E celebrare il transito della Madre Santa Clara e pensare a questa donna che ha potuto dire nell'ultimo momento della sua vita: grazie Signore perché mi hai creato. E per questo dobbiamo fare festa, perché ringraziare il dono della vita non solo perché ogni giorno il Signore se la dà, sino perché la dobbiamo ritornare a Lui in modo centuplicato. Oggi celebriamo Benedetta della Croce, un'alma carmelitana anche contemplativa. E lei ha voluto cercare il senso delle cose, come la Madre Santa Chiara. Perché i fiori esistono? Perché gli alberi? Perché ho il vento? Le costruzioni? La scienza? L'uomo possiede tutto questo, ma dimentica la sua origine, che Dio lo ha voluto portare, dare tutto questo per sviluppare al servizio dell'uomo tutte queste cose, utilizzare, godere, contemplare e infine trovare il volto di Dio, che lo ama in un modo molto speciale. Penso che questo è il senso della nostra vita, di ogni clarissa, di ogni monaca contemplativa: mostrare, fare vedere il volto di Dio che sorride all'uomo nelle cose semplici di ogni giorno. Vi invito in questi giorni, specialmente il transito e la solennità di Santa Chiara, a essere specchio. Ogni volta che vi guardate allo specchio, pensate che cosa sono più di Dio e che cosa ancora non ho potuto donare a Dio, perché la sua immagine risplenda in me. Così, senza parlare, solo per viaggiare nelle strade, per stare nel lavoro, in famiglia, qualunque ti vede, vede il volto di Dio e dice grazie perché mi hai creato. In questo momento il monastero, possiamo dire che è proprio della risurrezione. La comunità, in questo momento siamo sorelle italiane e cilene che vivono insieme, facendo che è possibile essere fratelli, sorelle, anche se siamo di diverse culture, formazione, nazione, età. È una comunità adesso molto bella che lavora insieme, è una comunità che vuole vivere e mostrare a voi e a tutte la bellezza della liturgia, lo bello che è pregare Dio e stare con Lui, vivere per Lui. Questo è nel luogo intimo della Chiesa, per cui tante volte nel giorno, 7 volte al giorno, la comunità si raduna per pregare. Adesso anche invito, perché di lunedì a sabato tutta la comunità fanno turno di adorazione davanti al Santissimo. È come dire, chi ha la porta aperta per chiedere, per donare, per stare con il Signore. Potete presentare tutte le vostre necessità e sempre sarà una suora davanti a Gesù che intercede per voi, per le vostre famiglie, per le vostre associazioni, per il vostro bisogno personale, della comunità, del paese, della nazione, soprattutto adesso che ci sono tanti problemi che coinvolgono il mondo intero. La comunità in questo momento che si è svegliato comincia come un rinascere e abbiamo pensato insieme che dopo la sofferenza, del dolore, come quando si lavora la terra, il frutto è molto più bello e questo è lo che ha fatto Dio. Ha voluto radunarci insieme per fare una comunità che mostra un cuore di 2 continenti, ma che possa essere bella perché lo ha cercato prima Lui. Una comunità all'ombra del Padre Pio. Penso che voi sapete molto meglio che la grandezza del Padre Pio era essere innamorato del Cristo crocifisso. E una monaca è questa, la che sta di piedi o in piedi accanto al Calvario e strappa
strappa dal cuore di Dio le grazie, ma lo ama con tutto il cuore, che il Padre Pio ha voluto anche la grazia di ottenere le piaghe della passione e dell'amore. Noi sentiamo molto vicino la vicinanza al Padre Pio e anche le sorelle sono consapevoli della protezione speciale che ha avuto questo monastero, che è stato in un momento molto difficile. Però per la certezza delle parole del Padre Pio sappiamo che Dio lo ha voluto e lo ha voluto far rimanere ancora di più. E l'augurio sarebbe questo. Credete che Dio vi custodisce sempre, sta sempre accanto a voi. Le vostre monache pregano e vi portano ogni giorno nel suo cuore. Voi siete la parte, il senso della nostra esistenza, perché noi dobbiamo custodire la vostra anima, il vostro cuore, perché insieme con il vostro corpo possa essere una alabanza a Dio. Vi auguriamo una santa festa e che la chiarità di Dio la trovate sempre nella vostra vita.